due vite, due carriere, una parabola fatta di un prima e di un dopo, in mezzo un infortunio che segna, in mezzo soprattutto la capacità di ritrovare la meta. Sono molto più maturo, non voglio essere un giocatore diverso, voglio essere un giocatore di alto livello, con o senza l'occhiale, voglio essere Ian McKinley e basta. Quanta strada per tornare ad essere Ian McKinley e basta. Questo ragazzo irlandese, classe 89, aveva sogni grandi quanto il suo talento, sogni che sembravano infranti, dispersi in una mischia, finiti per un tacchetto che colpisce il suo occhio. È il 2010, segue una serie di interventi. Alla fine Ian perde la vista dal lato sinistro. Ogni giorno per me è un regalo per me. Lo so, rugby è una cosa fondamentale per me, ma non è tutta la mia vita. Però voglio fare il mio massimo ogni giorno, ogni minuto dell'ogni giorno per lo sport. Si era fermata del tutto la carriera di McKinley, che si ritrova a Udine ad allenare una squadra di ragazzini. Ma un talento così non si può disperdere. La svolta è in un paio di occhiali protettivi, modello speciale italiano, che gli ridanno fiducia. Sono un mancino, non vedo il mio occhio sinistro, quindi ho cambiato l'angolo dei calci, magari la posizione del corpo un pochettino, perché ogni tanto non vedo la palla. Nel 2014 McKinley torna ad essere grande, prima con Viadana per due stagioni, poi con la Benetton Treviso, fino ad oggi ad una maglia azzurra che vale tanto. Sono contentissimo, tanto orgoglio di essere qua con la squadra. Mi hanno dato una sfida, cioè anche mi hanno aiutato abbastanza quando forse gli altri paesi non mi hanno dato una mano, quindi voglio fare il mio massimo per l'Italia. Il sogno può ricominciare, non è tabù anche immaginarsi in campo il 10 febbraio a Dublino per i Sei Nazioni. C'è una partita Irlanda e Italia, la strada è lunga, neanche non sto pensando della partita, ovviamente da quando ero piccolo è stato uno dei miei obiettivi, no? Quindi sarebbe una cosa bellissima.